Outfit of the day, white and red, red o meglio rosso come il rosso di Pretty Woman della collezione Mulak, che è questo qui su, che ho sulle labbra, ho giusto un filo di eyeliner e un po' di mascara sugli occhi. Ho indossato i Ray-Ban Club Master o Master Club, qui ho sempre un grande dubbio. Gli orecchini sono gli Inspired di Dior. Il Miss and Dior credo sia. Il bracciale è Tiffany, e precisamente questa è l'iniziale, cominciando l'iniziale, l'anello della Braille con la perla pendente. Il toppino è sempre quello di H&M, della linea Divided, e giù ho dei pantaloni Gap. Sono dei pantaloni alla caviglia, rossi, anche un po' vita alta, e acquistati tempo fa sempre da Gap, non sempre, da Gap. Le scarpe sono delle scarpe, non ricordo dove ho prese, non ho idea, comunque delle scarpe bianche con la canapa giù, e la borsetta è quella che si Outfit terminato. Stasera siamo al Mercatino del Busto, che ormai è la 15ª edizione, organizzato a Maglie. E questa è tutta la mappa degli stand e dei percorsi enogastronomici da effettuare nell'arco della serata. Ci sta di tutto, ci sta di tutto, la leggenda è qui. La via dell'olio, la via del benessere, dei dolci, del caffè. Poi cosa c'è altro? Il cibo di strada, la via della pizza, le cene in villa, la cena in strada, il caffè letterario. Ah, non avevo visto la piazzetta del gelato. Pensa un po', vediamo. Ah, ecco la piazzetta del gelato, se riusciamo a vederla. Poi pasta experience. Gusto folk, gusto shake, wine passion, il panino del mercatino, puro stile candido, che sarebbe il piazza Aldo Moro. E, vi farò una ripresa delle varie strade coinvolte. Giusto un assaggio per capire di cosa si tratta. La via del benessere. E qui troveremo banchetti di frutta fresca, di ogni.